Gold Italy continua a essere l'appuntamento irrinunciabile per scoprire le tendenze del gioiello. Edizione dopo edizione, l'evento ha raggiunto anche un importante traguardo, come la certificazione di fiera internazionale conferitagli dall'ente ISFCERT, Istituto di Certificazione dei Dati Statistici Fieristici, membro associato dell'Unione delle Fiere Internazionali. Io spero che oltre a popoli importanti come la Russia, la Cina, la Corea, che hanno fatto il nostro mercato anche una fortuna, gli arabi, voglio dire, penso che anche l'India, magari nella moda un po' meno, perché hanno dei costumi un po' diversi dai nostri, quindi sarà più difficile nel tempo, magari ci evolveranno, però nel settore, il nostro settore qua, anche se no sono bravi, hanno delle aziende, però penso ci sia uno sviluppo in quel mondo, e credo e speriamo che si apra sempre più a tutti i mercati internazionali, perché solo così, solo l'internazionalizzare i nostri prodotti, portarli in giro per il mondo, le nostre meraviglie, solo così riusciamo la nostra azienda a rinascere, a ricrescere, a fiorire sempre di più. Le nostre aziende hanno fatto sì che purtroppo in molti paesi, più piccoli, hanno cercato di copiarci con le macchine, i nostri macchinari, con le nostre creazioni, guardandoci come nella moda, che fanno il fast fashion che copia i grandi film, i grandi brand. In certi paesi hanno cercato di imitarci, di guardarci come facciamo noi, ma mai riusciranno a fare un gioiello come abbiamo visto qua o vediamo in altre città italiane dove espongono i nostri orefici, i nostri maestri orafi, perché abbiamo qualcosa in più che riusciamo a dare alla manualità, alla creatività, all'artigianalità che non c'è possibilità di imitarci. Assolutamente non ho visto mai in nessun settore, una fantasia, una energia che si vede, proprio, la vedi proprio, è tangibile, la puoi vedi con gli occhi, non basta, anche se non la tocchi.